Dopo Stefano Pettinari, il Lecce ha messo nel mirino il fantasista Filippo Falco. Il giocatore ha appena chiuso la sua parentesi tutt'altro che positiva a Pescara, anche perché condizionata dagli infortuni, appena 8 presenze e 0 gol con la maglia biancazzurra. Falco fa ritorno al Bologna, con cui ha un contratto fino a giugno 2019 e potrebbe essere girato ai salentini. Si tratterebbe di un ritorno, anche se i giallorossi hanno anche altri giocatori simili nel mirino, come Chiaretti e Falletti, ma l'affare che più direttamente riguarda il Pescara con destinazione Lecce è quello legato a Stefano Pettinari. Il Delfino chiede 1 milione di euro, ma avendo un solo altro anno di contratto, il Lecce potrebbe puntare ad uno sconto. Pescara che può sorridere per il 1 milione di euro che entrerà nelle casse sociali a seguito del trasferimento di Lucas Torreira dalla Sampdoria all'Arsenal, anche se il grosso delle entrate potrà giungere dalla cessione di Gaston Brugman, per il quale si sono mossi vari club, sia italiani, in primis Parma e Sampdoria, sia esteri come il Siviglia in Spagna, il Rennes in Francia e l'Eintracht Francoforte in Germania. Mentre il giocatore è in Uruguay per trascorrere le vacanze, il suo agente Mino Raiola prosegue il lavoro per trovare la collocazione ideale al capitano del Pescara. La cessione sarà utile ai fini del bilancio. A tal proposito, l'operazione dovrà essere portata a termine entro la fine di giugno e contribuirà all'accumulo di un tesoretto da investire per il mercato in entrata. Tra i giocatori che potrebbero raccogliere l'eredità di Brugman c'è il centrocampista senegalese Frank Kanuté. Il giocatore rientrerà dal prestito all'Ascoli. Con la maglia del Picchio, Kanuté ha disputato una stagione in crescendo e nei play-out è stato il migliore in campo nelle due partite. Nella prima parte di stagione era stato messo in campo da Zeman dal primo minuto per 4 gare consecutive, nelle quali aveva fatto intravedere l'ampi del suo talento, prima di finire nel dimenticatoio ed essere poi ceduto in prestito all'Ascoli. Il presidente Sebastiani e il DT, ripeto, hanno grande stima di Kanuté ed il tecnico Pillon lo testerà nel corso della preparazione estiva. Sempre a centrocampo, il presidente Sebastiani ha garantito che farà il possibile per trattenere José Machín, o attraverso la strada del rinnovo del prestito o tramite l'esercizio del diritto di riscatto, ma ottenendo dalla Roma uno sconto sulla cifra pattuita lo scorso gennaio di 1,5 milioni di euro.